Si tratta di una copia, ma sembra in tutto e per tutto quella vera ed è pronta a dare il benvenuto ai viaggiatori che arrivano in città. La vera chimera, infatti, si trova al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, ma da oggi in Piazza della Repubblica c'è una fedele riproduzione in bronzo patinato. La chimera rappresenta Arezzo, è un simbolo di forza, di potenza, ma anche di eleganza. Ed è bellissimo che in questa meravigliosa piazza che i turisti e anche chi abita ad Arezzo trova come prima cosa entrando in città, avere un'opera d'arte come questa. L'opera è stata donata dal Rotary Arezzo al Comune, frutto di un progetto iniziato nel 2016 che ha condotto alla realizzazione della copia perfetta del capolavoro etrusco. Diciamo che l'ingegneria, come ho detto, è stata importantissima, però quando mi dice quanta passione, tantissima. Io ho già spiegato delle quattro sfide, la sfida diciamo istituzionale, burocratica, la sfida tecnologica, la sfida artistica. Abbiamo sfidato anche la possibilità di fare un evento in piazza senza mascherine, ma la passione è stata tanta. Io addirittura le prime stampe le ho seguite personalmente anche la notte, andando a vedere che la stampante proseguisse e facesse questa bella creatura.